giunti alla nostra finestra sul saper fare. Con noi Daniela Inconis, come di consueto, benvenuta. Grazie. Ecco, oggi naturalmente parliamo del post feste, abbiamo mangiato, però qualcosa ci sarà pure avanzato e allora non sprechiamo niente, ricicliamo. Sicuramente ci sarà avanzato qualche panettone o pandoro a casa, almeno a noi capita sempre così, che anche se non li acquisti te ne regalano talmente tanti che poi te ne avanza sempre qualcuno, per sentirlo anche in qualche altro modo il gusto e non soltanto, anche se buonissimo, il classico panettone, oggi vi propongo una ricetta per semplicissima e davvero veloce per poterlo riciclare. Quindi prendiamo il nostro panettone. Ok, tra parentesi, poi possiamo trovare anche a buon prezzo adesso che sono finite le feste, no? Sì, 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 sicuramente. Quindi sempre, diciamo, parlando di economia di scala. Ecco qua. Quindi togliamo la carta, sì. Bene. Ci abbiamo bisogno di una ciotola, in questo caso una bowl, e poi prendiamo il nostro panettone e lo affettiamo. Ecco qua. Prendiamo le fette e le sminuzziamo all'interno del nostro contenitore. Serve, quanto più piccolo riusciamo a farlo, più riuscirà a impregnarsi del liquido. Però questa è una bella idea, effettivamente insomma, possiamo utilizzare il panettone per avere un dolce da portare a tavola. Anche insomma, durante gennaio, che è un periodo un po' così, invitiamo qualcuno e gli diamo il panettone così. Esatto, rivisitato. Allora, quindi adesso abbiamo il nostro panettone sminuzzato e prendiamo un po' di latte. Adesso con le mani un po', ok. Ecco qua. Prendiamo un po' di latte e bagniamo il panettone. Vediamo se si è bagnato abbastanza. Ah, ecco. Beh, chi è allergico ai latticini può usare il latte di cocco, può usare altri latte di soia. Esatto. Insomma. Altrimenti, se non si vuole utilizzare il latte, se non si può anche utilizzare il latte, si può utilizzare tranquillamente anche l'acqua. Ok, anche l'acqua d'arancio ad esempio, dopodiché per dargli il gusto, perché ovviamente il latte un po' gli dà anche del gusto, semplicemente va aggiunto un po' di liquore o di aroma di vaniglia e quindi diciamo non cambia. Noi per comodità oggi utilizziamo il latte. Ecco qua. Quindi in pratica diventa un nuovo impasto. Ah, ecco. Incredibile. Quindi man mano si aggiunge panettone e latte. Sì. Poi prendiamo un arancio e grattugiamo la sua buccia all'interno del nostro impasto. Che sia, vi ricordo, un arancio biologico, perché altrimenti non possiamo utilizzare la buccia per fare i dolci. Questo in particolare è arancio di casa e quindi siamo sicuri che sia un buon frutto. Quindi saporiamo con la buccia d'arancio, eccola qua, all'interno del nostro composto e poi rimischiamo un pochino. Fatto questo, prendiamo una teglietta dove vogliamo disporre il nostro impasto. Insomma, che diventa quasi un pan di Spagna. Esatto, no? Perfetto, proprio quello, Ale. Quindi facciamo proprio il bordo, se vogliamo possiamo farlo anche a più livelli. Ecco okay. Qua. A me piace la cannella e quindi ci metto un po' di cannella sotto. E la cannella è anche un ottimo rimedio per chi ha la glicemia alta. Insomma, se lo si utilizza in quantità elevate può aiutare, insomma, a limitare
la glicemia. La cannella è uno di quegli altri ingredienti che non può mancare in casa. È molto utile, oltre appunto per il suo gusto, anche per la digestione. Ecco, per non parlare delle tisane, l'infuso, il tè, anche sì, aggiungendo leggermente una puntina di cannella al tè lo rende molto più gradevole. Poi prendiamo una mela. Ecco la nostra mela. E la mettiamo tutto attorno. Insomma, diventa quasi una torta di mele, così. Esatto. In questo caso facciamo proprio, diciamo, un bel dolce invernale con la mela, la cannella, poi ci sono i canditi del Poi ognuno può arricchirlo a piacere, giusto? La fantasia è il miglior alleato che si possa avere, quindi poi ognuno, anche in base alle cose che preferisce, lo può aromatizzare. Un po' di zucchero a velo. Un po' di zucchero a velo sopra, così. O anche zucchero granulare, poi in questa fase. Vedete un po' cosa preferite. Ok, quindi la nostra tortina è pronta. Facciamola vedere bene alle telecamere. La nostra tortina qua è pronta e la mettiamo in forno per una ventina di minuti a 180 gradi. Questo è il risultato finale. Eccezionale, al davvero. Quale possiamo aggiungere un po' di zucchero a velo sopra e possiamo servire. Ma pensate un po', che bella idea! Grazie Daniela. Grazie a voi.